Anna, è più che io italiano, lei è diventata croata. Ringrazio il Signore per essere in mezzo a voi qui oggi, perché io sono sicuro, se noi tutti ci troviamo qui oggi, siamo qui perché Madonna ci ha invitato e siamo qui anche perché il Signore ha voluto che noi oggi tutti ci troviamo qui. Questo è un progetto del Signore. Mi piace sempre una frase che dice un mio amico sacerdote. Lui dice: tutti i nostri incontri sono programmati dai secoli dal Signore. E perciò anche questo nostro incontro oggi è programmato dal Signore. Io lo so, è facile venire per tanti, è facile venire qui, stare una giornata in preghiera, però io credo per ciascuno di noi da oggi comincia anche una grande responsabilità. Non è soltanto ascoltare le parole, ascoltare me, Ivan o Maria dopo, ma è importante vivere quello che Madonna dice. Io vi racconto la mia storia insieme con la Madonna. Io non so, prima vi dico che ho sentito che Ivan era lungo stamattina, io sarò breve, così non vi stancate. Io avevo 10 anni quando hanno iniziato apparizioni a Medjugorje. Ero più piccolo di loro 6 e sono rimasto ancora più piccolo di loro. Quello si vede anche, basta guardare gli altri. Prima ho vissuto dell'apparizione come tutti gli altri bambini della mia età. Mi piaceva tanto stare in compagnia, giocare, giocavo tanto pallone. Ho vissuto, io dico sempre, una fede molto semplice, una fede di un bambino, dove mia mamma mi ha educato e mi diceva sempre che esiste il Signore, che esiste la Madonna. Pregavo insieme con la mia mamma, tante volte non avevo neanche voglia. E poi c'era una preghiera che mia mamma chiedeva sempre da me, che io dicevo: mamma, questa preghiera non è normale, perché mi ricordo ogni sera, quando cominciava a diventare buio, lei mi diceva: andiamo fuori, e c'era una scala fuori, e mi diceva: adesso ci sediamo e preghiamo, e voce alta. E io mi vergognavo e le dicevo sempre: ma mamma, perché devono tutto paese sentire che noi preghiamo? E lei mi ha detto: ci sono due cose nella tua vita che non ti devi mai vergognare. La prima cosa è pregare, e seconda cosa, se hai fame, chiedere un pezzo di pane. E veramente è stato così, crescendo ho capito che queste sono veramente le cose importanti, ma la cosa più importante di tutti è avere il Signore nella nostra vita. Io non sapevo che esistevano altre apparizioni nel mondo. Come ho detto prima, sapevo che esiste il Signore, che esiste la Madonna, però che loro stanno nel cielo. Il giorno 25 di giugno dell'81, io con gli altri ci siamo trovati sotto la collina dell'apparizione. Sopra vedevamo figura di una donna che con la sua mano ci invitava di salire su. Quello che ho provato il primo momento nel mio cuore è stata voglia di andare, nascondermi, di scappare, però la cosa strana è che nel stesso momento dentro nel mio cuore sentivo desiderio di andare e incontrare questa persona. Noi siamo andati sulla collina, in modo come siamo andati non me la ricordo, però io mi ricordo la cosa più bella. Mi ricordo quando per la prima volta mi sono inginocchiato davanti alla Madonna e quando per la prima volta ho guardato gli occhi della Madonna. Quando dentro quegli occhi della Madonna ho visto questo immenso amore, ho visto la mia madre che mi ama, come mi sono sentito in quel momento amato, protetto. E vi posso dire, in quel momento non esistono le parole, in quel momento parla soltanto il tuo cuore. E io dicevo dentro nel mio cuore, come un bambino, speriamo che questo momento non finisce, perché era una cosa bellissima. Quando era finita la prima apparizione, ho capito anche, adesso per me inizia una nuova vita. E mi sono chiesto tante domande anche, se io sarei capace di accettare questa vita, perché era tutto nuovo per me. Però io ho detto con le mie parole semplici alla Madonna e al Signore: Madonna, tu mi hai scelto, tu hai voluto così,
io sono pronto, io ti dico il mio sì, io sono pronto a accettare tutto quello che tu chiedi da me. E mi ricordo anche dall'inizio, perché tanti di voi sanno che il nostro paese era un paese dove c'era comunismo, e tante volte dove siamo stati portati da tante altre parti, con la polizia, da dottori, da altre parti, non ho mai sentito la paura, perché ho sentito sempre la Madonna vicino, ho sentito sempre la sua presenza e sempre ho sentito mano di una madre che mi proteggeva e che mi dava la sua mano per andare avanti. Come detto prima, era difficile dall'inizio per un bambino di accettare tutto, perché voi sapete, Madonna dall'inizio ci ha dato i suoi messaggi principali. Madonna ci ha invitato alla preghiera, digiuno, conversione, pace e santa messa. Ho chiesto come vivere tutti questi messaggi, perché sono tanti. E io non ho mai pregato 3 rosari, io non ho mai fatto digiuno 2 volte alla settimana, io non sapevo neanche cosa vuol dire convertirci o perché pregare per la pace. Però Madonna ci ha dato un messaggio e questo messaggio ci dice tutto. Madonna ha detto: cari figli, basta che voi aprite vostro cuore verso di me, resto farò io da sola. E questa è cosa che io dico sempre ogni pellegrino che viene a Medjugorje. Per iniziare un vero pellegrinaggio a Medjugorje dobbiamo avere il cuore pulito, vuol dire santa confessione e poi nostro abbandono, donare la nostra vita nelle mani della Madonna e dire il nostro sì. Madonna dice pregate, tantissime volte Madonna nei suoi messaggi ha detto pregate, però ogni volta che Madonna dice pregate, lei ci invita di pregare con il cuore. Tanti mi chiedono, ma cos'è preghiera con il cuore? Io sarei tantissimo contento di spiegarvi, ma non si può, perché preghiera con il cuore è un dono del Signore, un dono che il Signore ci vuole dare a tutti noi, e per ricevere questo dono dobbiamo essere pronti a riceverlo e chiedere questo dono. Io come un bambino di 10 anni sempre dicevo al Signore, tante volte andando in chiesa a piedi parlavo con il Signore e gli dicevo: Signore, io voglio pregare con il cuore, io voglio sentire questa preghiera dentro nel mio cuore, io sono pronto a pregare con il cuore, ma tu aiutami. Piano piano ho scoperto questa gioia di pregare, non mi era più difficile pregare, andare a Santa Messa non era più difficile stare 1 ora seduti, invece mi sentivo dentro in chiesa e ho cominciato a sentire la chiesa come la mia casa. Madonna dice, come ho detto prima, pregate con il cuore, sentite la gioia, sentite la pace della preghiera, trasformate la vostra preghiera nella gioia, perché nessuno di noi può pregare se si sente obbligato di pregare, invece nel nostro cuore dobbiamo sentire necessità, bisogno della preghiera, e preghiera deve diventare il nostro cibo quotidiano. Poi preghiera è una cosa molto importante. La preghiera è anche risposta a tutto quello che noi cerchiamo. Tante volte Madonna ha detto a Medjugorje: cari figli, pregate e avrete tutte le risposte. In modo particolare Madonna dice: pregate nelle vostre famiglie, mettete il Signore al primo posto nella vostra famiglia e trovate il tempo per il Signore nella vostra famiglia. Perché se noi abbiamo il Signore nella nostra famiglia, allora avremo tutto quello che una famiglia ha bisogno oggi. Avremo la gioia, avremo la pace, saremo capaci anche di parlare con i nostri figli, educare i nostri figli, perché purtroppo quante famiglie oggi divorziano, quanti bambini soffrono oggi nelle famiglie. E ricordatevi una cosa, che io mi piace tantissimo questa cosa che ha detto padre Slavko. Lui ha detto: dall'inizio i nostri figli li dobbiamo educare nella fede.